La rassegna 365 giorni no alla violenza ha coinvolto questa mattina oltre 500 alunni delle scuole superiori di Pescara. Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne all'Aurum sono stati forniti i dati del territorio di Pescara e nessun territorio è privo di violenza e il fenomeno riguarda tutte le classi sociali, ha sottolineato il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio. I dati che hanno un elemento, se vogliamo, dovessimo fare un sunto, che la violenza la troviamo fra le persone in tutte le età, le troviamo fra laureati, persone diplomate, fra persone che hanno un reddito più alto, un reddito più basso. Purtroppo è una questione che colpisce a 360 gradi di tutta la popolazione. Ed è lì che dobbiamo avere tutti quanti la consapevolezza. In primis noi uomini, quello che noi siamo quest'anno, un po' il messaggio, dobbiamo rimetterci in discussione noi uomini. Centinaia di studenti hanno partecipato ai laboratori sul linguaggio e incontrato il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, proprio per riflettere e parlare di violenza di genere. Appuntamento che rientra nella rassegna promossa dal Comune, dalle scuole e da tante realtà impegnate in questo campo. Oggi UEAM si è attivato insieme al settore politiche sociali del Comune di Pescara per dare un contributo a sensibilizzare in particolare i ragazzi al problema della violenza sulle donne e comunque in generale della discriminazione tra i generi. L'Europa è sempre stata attenta a questa tematica e ha sempre messo al centro la donna. Voglio ricordare che insomma, la madre del programma Erasmus, che ha rivoluzionato la mobilità tra gli studenti e la collaborazione tra gli Atenei dell'Unione Europea, è stata una donna, Sofia Corradi. E che se ne parli sempre, e vi racconto adesso al di fuori.